Queste sono le nuove Scott Kinabalu 3, la nuova scarpa da Ultra 3 Running di casa Scott, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Kinabalu 3, perché qui troviamo una suola proprietaria di Scott. Una suola con un tacchetto alto 3 mm, una suola che diciamo che su tutto quello che è la parte di asciutto come single track, strade bianche, anche roccia asciutta se la cava abbastanza bene. Dove soffre è su roccia bagnata e fango. Diciamo che è davvero una scarpa da asciutto che non andrei a utilizzare su terreni troppo tecnici e troppo fangosi. Una scarpa che dal suo punto di vista però ha anche una buona durabilità, perché l'ho utilizzata per abbastanza chilometri e devo dire che sta andando ancora molto bene. Devo dire che poi la parte centrale di intersuola esposto non è un problema, perché comunque è abbastanza incavata, quindi da questo punto di vista non si formano all'interno degli strappi e comunque alla lunga non andrà a rompersi. Dal punto di vista della suola diciamo che forse è il lato un pochino più negativo di queste Kinabalu, nel senso che, come dicevo, su bagnato purtroppo non tengono tanto. Passando invece alla parte dell'intersuola, qui troviamo un'intersuola a doppia densità Kinetic di Scott. Un'intersuola un pochino più morbida sulla parte del tallone per aiutarci quando andiamo ad appoggiare appunto proprio di tallone, e una parte un pochino invece più reattiva sulla parte dell'avampiede per quando vogliamo andare a spingere. Un'intersuola che poi è alto 29,5 mm sulla parte del tallone, 22,5 sulla parte dell'avampiede, quindi un drop 7. Un'intersuola che devo dire è quell'ottimo compromesso per riuscire ad avere una buona morbidità ma anche una buona reattività. È un'intersuola col quale si riesce a correre tranquillamente anche 4,30-5 km, ma non aspettatevi una scarpa col quale poter spingere veramente forte. È una scarpa, diciamo, per persone da media a bassa classifica, ma dopo ne parliamo meglio. Passando invece alla parte della tomaia, iniziamo dal puntale, perché qui troviamo un puntale mediamente strutturato. Un puntale che un pochino ci protegge, ma fate attenzione se prendete a calcio una roccia, perché il male lo sentireste. Dal punto di vista della tomaia, la tomaia in sé è molto traspirante, è realizzata con un nylon ripstop che dal suo punto di vista è sicuramente molto durevole, anche perché poi la zona del puntale protegge molto bene la tomaia. Una tomaia che poi, come dicevo, è bella traspirante, la si può utilizzare anche in giornate particolarmente calde senza aver nessun problema. Una tomaia che poi corre quasi fino al tallone, quindi diciamo che la parte traspirante è veramente molto presente. Parlando del tallone, qui troviamo un tallone mediamente strutturato, non è una scarpa super stabile, diciamo che, come dicevo, sentieri tecnici non è proprio il suo, è una scarpa che comunque in discese è bella e veloce, ci dà un buon sostegno. Come dicevo, il tecnico non è proprio il suo, perché sia la parte di intersuola così alta sia il tallone non così strutturato, ecco, non aiutano tanto. Parlando invece di linguette e lacci, questi sono veramente molto classici, una linguetta classica imbottita che copre bene dei lacci. Lacci anche loro molto classici, lavorano bene, diciamo che mi sarei aspettato un pochino di più sulla chiusura, nel senso che bisogna veramente stringere tanto i lacci per far sì che la scarpa sia ben aderente al piede. Mi sarei aspettato magari una compressione del piede una volta stretti i lacci un pochino più accentuata. Per quanto riguarda invece la grandezza della scarpa, abbiamo un avampiede abbastanza normale. È un avampiede sicuramente con qualche millimetro in più per quando il piede tenderà ad allargarsi durante la corsa. Però non è una scarpa wide, diciamo che secondo me un classico numero di Scott potrebbe andare anche bene. Arrivando invece a capire a chi le consiglio e dove utilizzarle. Come dicevo, questa è una scarpa per persone che corrono, camminano, non è sicuramente una scarpa per elite, è una scarpa per chi è magari di media-bassa classifica, cioè per chi magari se la corre in piano in discesa ma se la cammina in salita. È una scarpa per chi vuole godersi le gare, non punta prettamente alla prestazione, ed è una scarpa che personalmente vi consiglierei anche se state cercando una scarpa da trail per fare trekking. A livello di distanze, beh, potete farci anche delle gare da 100 km passa, perché di ammortizzazione ce n'è e la scarpa risponde bene. E per quanto riguarda i terreni, come dicevo, evitiamo il tecnico e il bagnato perché non sono proprio il suo. Infine, arrivando alle conclusioni, iniziamo dal prezzo, perché Scott le vende a 149 €, ma online si trova già sui 110 €. Personalmente è una scarpa che vi consiglio, perché io mi sono sempre trovato bene con le scarpe Scott. Diciamo che magari la suola è proprio dove andrebbe un attimo rivista questa scarpa, ma utilizzata nel giusto contesto non crea problemi. È una scarpa che potremo andare avanti a utilizzare sicuramente anche nel lungo periodo con molta soddisfazione, anche perché stiamo parlando di una scarpa che nel numero 42 pesa solo 300 grammi. E detto ciò ragazzi, una speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!